Ciao ragazzi, bentornati. Siamo qui a realizzare una buonissima ricetta. Faremo un bel risotto col cavolo nero. Gli ingredienti principali, appunto, avremo bisogno del riso Cannaroli, del cavolo nero lesso, delle nocciole tritate e tostate e della panna vegetale di soia. Allora, operazione 1. Innanzitutto faremo un riso completamente diverso rispetto ai risotti classici che vengono tostati, sfumati, come tutti ben sapete. Io ho messo dello scalogno già nella padella, versiamo l'acqua di cottura del nostro cavolo, vedete? Quindi il risotto viene fatto con l'acqua di cottura. Mi avvicino, eh. Ok, e accendiamo il fuoco. Qui ho la pentola dove ho cotto il cavolo e non si butta. Iniziamo facendo questa operazione qua. Mettiamo lo scalogno, l'acqua, quindi metteremo due bei mestoli d'acqua, versiamo il riso. Ok? Quindi niente tostatura, non mettiamo grassi perché gli metteremo alla fine cottura l'olio, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva per mantecarlo e la panna vegetale di soia. Quindi questi saranno i nostri grassi. Quindi mettiamo il riso e incominciamo la cottura. Allora, questo risotto, come ben sapete, la sua cottura è sui 20 minuti. Facciamo un risotto cottura 20 minuti, giriamo piano piano. Passati 10 minuti, aggiungiamo il nostro cavolo, che ho già tritato qua, sia le foglie e i gambi, vedete? Nel video di presentazione ho messo un breve video di come cuocere, pulire il cavolo e cuocerlo, e ho spiegato come pulire i gambi, vedete? Poi ce ne serviranno un po' per decorare alla fine, per fare il contrasto di colori. Quindi cuociamo questo riso e piano piano. Il nostro risotto continua a cuocere, sono passati 10 minuti, adesso versiamo il nostro cavolo. Dopodiché aggiungiamo un pizzico di sale e pepe. Per chi gradisce può mettere anche un po' di peperoncino che ci sta benissimo, per chi è amante del peperoncino. Mettiamo un po' di pepe. Il sale andateci sempre piano perché l'acqua che sto mettendo, diciamo il brodo di questo cavolo, è già salata un po', ok? Quindi vi regolate piano piano con il sale e continuiamo la cottura per altri 10 minuti. Eccoci qua, sono quasi trascorsi i 20 minuti, dovete fare assorbire poi tutto il brodo che mettete, quindi mano a mano ne aggiungete poco, non tanto. Fate assorbire bene, alla fine aggiungiamo la nostra panna vegetale in questo modo, facciamo insaporire per altri 2-3 minuti di cottura, aggiungiamo un cucchiaio di olio extravergine di oliva e facciamo la nostra mantecatura. Ok ragazzi, in questo modo diamo cremosità al risotto. Questi sono i nostri i grassi. Aggiustiamo, scusate, di sale, mettiamo un po' di granella di nocciole, le altre le mettiamo sopra per decorazione e siamo pronti per impiattare. Un profumo spettacolare. Ok, siamo pronti. Allora, piatto imperiale per il nostro risotto. Non potete capire che profumo, un profumo pazzesco. È un risotto diverso rispetto ai classici risotti, è vegano, gluten free e per chi è intollerante al lattosio, quindi la aggiungiamo un po' a tutti. Guardate che meraviglia, lo stendiamo un po'. Gli diamo una forma carina e finiamo con dadolata. Aspetta, lo aggiustiamo bene del cerchio. Dadolata del cavolo e del gambo del cavolo in questo modo, vedete la differenza di colori? Le nostre nocciole, che ne pare? Bellissimo. Un filo d'olio a crudo, appena appena. Poi una spolverata di pepe e il piatto è pronto e buon appetito. Eccolo qua, guardate. Che ve ne pare? Cioè, non potete capire. Presto arriverà la videoricetta, vegano, gluten free e per chi è intollerante al lattosio. Rifatelo assolutamente. E buon appetito, mangiare sano e di stagione.